Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Adriano, ciao Carlo. Ci siete? Siete pronti? Oggi nuovo e usato. Eccolo! Ci siamo! Ciao a tutti! Ci siamo? Ci siamo! Ciao Facebook, ciao Instagram, ciao YouTube, eh? Nuovo o usato Camperhaus, sempre il top, come il suo presidente e il suo staff. Grazie Carlo! Comandi, grazie Carlo, Adriano, tanti, Stefano, Giovanni, Marcella, eccoci, Luca, dice. Marcella, Andrea, vi saluto tutti, non vogliatene se non vi mando un saluto in diretta, ma siete sempre con me, perché questa settimana sapete che vi faccio sempre il racconto della mia settimana lavorativa, perché mi piace tenervi al corrente di quello che succede in un noleggio di camper dopo Covid. E quindi vi posso dire che con questi video nati per scherzo ho tantissime soddisfazioni, perfino imbarazzanti. Perché? Perché imbarazzanti? Perché arriva gente che mi dice: io mi fido solo di Alessandro. Questo mi fa sentire un peso addosso che mi fate cadere. Perché io ci metto tutto il cuore, però non fidatevi ciecamente di un buffone come sono io, perché io sono un pataca romagnolo, come si dice qua. E mi piace ridere, scherzare, vede? Noi abbiamo sempre il sole a Rimini e quindi hai sempre il sorriso, hai sempre la voglia di scherzare, di prendere in giro, di ridere con pataca romagnola. E pataca romagnola è tutta ciccia, è tutto fuoco, ciccia, questo è. Quindi non fidatevi di un pataca romagnolo, anzi fidatevi, ma fino a un certo punto. Adriano dice che adora il tuo accento romagnolo. Averlo questo accento romagnolo, sì, perché purtroppo ci dicono che abbiamo il boccone in bocca. È vero, abbiamo il boccone in bocca perché ci piace mangiare in Romagna, perché in Romagna smagna bene, e quando smagna bene c'è questa che è tutta salute, perché da noi si dice, una volta dicevano che quello che era magrolino, tutto patito, c'era la miseria perché non si mangiava. Invece chi è che era bello panciuto era quello che era in salute, pieno di soldi perché mangiava bene, mangiava bene. Dicono Quindi che sei il Galeazzi dei camperisti, cioè un punto di riferimento. Galeazzi dei camperisti, cavolo, sono così grosso? No, dai, dai, non sono così grosso. Salutiamo Loredana e Andrea intanto che si stanno guardando. Ciao, 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 ciao. Allora, non fidatevi di questo pataca romagnolo al 100% perché mi fate sentire un peso troppo grosso addosso, eh?
fidatevi fino a un certo punto, dovete anche camminare con le vostre gambe. Io vi do tanti consigli utili, però aiutatemi a non deludervi, perché io cerco di metterci sempre tutto me stesso, però a volte non si arriva dappertutto, ok? Quindi io oggi vi ho voluto far vedere X-Go nuovo e il vecchio. Vedete che due, come è cambiata in questi anni la tecnologia, come è cambiata l'aggressività di questo fanale tutto squadrato e di questo poverino che sembra che pianga. Questo è cattivo, vedete? Che occhio penetrante. Quindi è cambiato già Fiat, stiamo parlando di Fiat, scusate. Vedete che bella differenza, eh? Ok, quindi anche un buon usato. In questa settimana ho sentito dire: in questo momento non si fanno ottimi acquisti comprando camper usati. Non è vero niente, perché si fanno sempre gli ottimi acquisti se venite da Camper House di Rimini, no, anche dagli altri. Qui ho fatto il patacca romagnolo, quello col ditino lì in su, ok? Venite, vi faccio vedere questo fantastico roller team che incredibilmente, sapete in quanto tempo l'ho venduto? Un giorno, 15 minuti l'ho venduto, l'ho messo su oggi, 15 minuti dopo l'ho venduto. Incredibile. È stato acquistato da un grandissimo mio cliente, nonché mi segue sui video, che si chiama Luca. Si chiamano tutti Luca i miei clienti, tanti ce li hanno che si chiamano Luca. Quindi lo volevo ringraziare di cuore perché ha fatto un ottimo acquisto. Roller Team, colletto alla francese. Vi faccio vedere un attimo veloce il camper usato. Ci sentite? C'è troppo vento? Fateci sapere. Dai, che facciamo presto, dai. Intanto ti dicono che ai tempi in cui, diciamo, chi era un po' più paffuto era più benestante, tu saresti stato un briatore. Quindi... Vieni, forza, forza che non mi sentite, forza, Giovanni. Aspetta, fammi riprendere. Sei Giovanni? Vai, sei bene, vai. Eccomi. Vedete, questo camper qua è un camper che ha 20 anni, ma è un camper che ha ancora tanto da dare, Però, ovviamente, questo non può essere un camper che un concessionario può vendere a 22-23 mila euro, anche se ha il climatizzatore, se ha la veranda, se ha tante cose. Questo è un camper, il suo prezzo è 18-19 mila euro. Questo è il suo prezzo, perché lo vedi che non è consumato, non ha infiltrazioni, il bagno è tenuto bene, vedete? È così che bisogna tenere le cose. Anche noi concessionari, quando ritiriamo, dobbiamo capire che questo è il valore che dobbiamo dare ai mezzi. E chi acquista un mezzo così sicuramente fa un ottimo affare. Però non più di quelle cifre lì. Capite come voglio dire? Quindi, quando comprate un camper usato, guardate a questi particolari. Mobilio non segnato, letti, stoffe non consumate, tavoli non rovinati, pavimenti non bucati. È importante, climatizzatore in cabina, perché oggi senza climatizzatore è un pochettino più difficile, però nel camper si sta bene anche senza clima, però il clima oggi per molti è un valore aggiunto e quindi questo dobbiamo considerarlo, eh? Motore nei camper non c'è mai un grosso problema perché i motori non sono sfruttati, però quello che conta è guardare queste piccole cose, i fornelli che siano tenuti come si deve. Io lo so che vi faccio impazzire oggi voi che mi riprendete, però vedete, questi sono fornelli che sono vissuti, però ancora è un camper che ha tanto da dare. Con 18.000 euro fate un ottimo affare. Però solo da Camper House l'ho trovata a questo prezzo, perché se non in giro l'ho trovata a 21-22 mila. Perché Camper House non vi dà le cazzate! Patacate. Perché questo patacca ci sta mettendo cuore, anima, fiato, di tutto di più. Anzi, qui apro una parentesi, quadra, tonda, come volete. Stiamo attenti al Covid, stiamo molto attenti, non voglio far terrorismo.
Però tanta gente che viene qua da me non ci crede, ma è solo un fatto di interessi comuni. No, oggi ho avuto la testimonianza di due persone, medici, si sono ammalati tutti e due. Sto parlando di persone con 32 anni di età, 32 anni, non 70-80 con patologie. Ammalati tutti e due, di cui questa povera ragazza per 2 mesi, sia polmone destro che sinistro con problemi. Vi rendete conto? Quindi stiamo attenti, tuteliamoci, purtroppo c'è, dobbiamo tutelarci, ma non dite non esiste. Quando venite qua a Camper House, mascherina, dovute distanze, io vi accolgo tranquillamente, ci igienizziamo, camper sono igienizzati, però crediamoci, c'è stato qualcosa, non è che non c'è stato niente. Ok? Ci tenevo a dirlo perché quando senti quelle testimonianze vissute sul campo, che ci ha messo 2 mesi a riprendersi, che non avevi il fiato da andare in bagno, io ci penso, a 32 anni non puoi spezzare la vita di una persona così. Capiamolo questo, poi che ci siano degli interessi sono pienamente d'accordo con voi, però dai, crediamoci. E qui chiudo la parentesi tonda, quadra, quella che è. Ti faccio una domanda, visto che siamo nel roller team. Andrea Mannino ti chiede: secondo te con questo roller team una vacanza invernale sulla neve, diciamo con meno 10 gradi, può andare bene o meglio evitare? Può andare benissimo, non bene, perché questo non ve l'ho detto, ma anche la stufa combi. La stufa combi sarebbe quella stufa che voi non vedete, che è nascosta. Non sono quelle col pannello, la Trumatic, quelle che avevano il pannello esterno, vanno bene anche quelle, però questa è quella che primo potete tenere acceso durante il viaggio e secondo ha una caloria, ha una potenza molto più elevata, quindi in montagna con questo state da Dio, si può stare tranquillamente in montagna. È ovvio, non è un XGO no figets, questo è un roller team, però diciamo che ho sempre detto i camper o bene o male si equivalgono tutti, è ovvio, si devono equivalere anche un po' nel prezzo, è inutile che un XGO costa 10 e un roller team ne costa 16. Torno sempre a dire che non, secondo me non c'è tutta quella differenza, sempre secondo il mio umile parere, va bene? Adesso ti lancio una sfida. Vai. Una donna, Marcella Liparoto. Vai. Ti chiede: dimmi Marcella, che cavolo vuoi? Dice: vediamo se riesco a vedere un camper che mi convinca, ma soprattutto vediamo il prezzo. Qui mi sa che devi tirar fuori gli sgono fighet. Cosa vuoi vedere? Un camper che la soddisfa, la convinca. Non basto io? Tanto salutiamo Angelo Zappiri e Wolf Maltese che ti dicono grande, grande e bravissimi. Grande, Patacca Romagnolo, grande! Dopo ti faccio vedere un camper che forse ti convince. 2 minuti finiamo qua. Allora, Paolo mi ha proposto che mi manda dei video di come far viaggiare i nostri amici animali in camper. Quindi Paolo, se mi stai ascoltando, io ti mando in diretta questo invito, brava, grazie Silvia, questo invito a partecipare con dei filmati alle mie dirette, perché anche i nostri amici animali a 4, a 2, a 3, a 6 zampe devono viaggiare in camper bene. Quindi abbiamo bisogno di farli star bene anche a loro. Credetemi che è importante, i nostri amici ci tengono tanta compagnia, ci danno tanto affetto, ti tolgono il cuore. Io ve l'ho raccontato, una bravissima femmina Labrador, e veramente mi ha tolto il cuore quel cane. Non hanno la parola, ma hanno delle cose che ci danno più degli umani, purtroppo lo devo dire, ma più degli umani. E quindi i nostri amici animali è importante portarli con noi in camper, perché è l'unico mezzo di trasporto che ci può dare questa possibilità, perché nessuno sgrida, nessuno non ti fa entrare in un posto, non ti fa entrare nell'altro, quindi
è importante questa cosa, se Paolo ci manda queste testimonianze è ben accetto, lo apprezzo volentieri, ok? Quindi segnatevi anche questa cosa qui. Io vorrei fare un evento a Parma, ne avevamo parlato già l'altra volta. L'evento è X Gono Figets. Allora, in questo evento io vorrei fare che andiamo a visitare la fiera tutti insieme, con un bel gruppo, perché minimo, ho fatto che ci vogliono una ventina di persone, dobbiamo essere almeno una ventina di persone. Verrà data in omaggio una maglietta con X Gono Figets Camperaur, bellissima, perché fa ridere, proprio da patacca romagnolo, quello che va all'estate in giro a fare casini. E noi faremo casino alla fiera di Parma con X Gono Figets. Preparati i petardi, i mortaretti. E faremo un bel aperitivo, dopo ci bloccano il video. Un bel aperitivo sotto la veranda di un bel X Go con prodotti romagnoli, perché il nostro sponsor sarà il famosissimo Sadafè, che in romagnolo vuol dire si deve fare la vacanza in camper, si deve fare l'aperitivo sotto la veranda, si deve fare Sadafè Camper House insieme alla fiera di Parma. Dobbiamo far casino là dentro con tutti con le maglie No Figets. Bello, dai, io vi aspetto, Adesso la prossima volta, il prossimo sabato, formeremo questo evento, vediamo se riusciamo, con una piccola spesa, perché dovete darmi un contributo per partecipare, perché ci sta per entrare alla fiera, l'entrata della fiera, l'aperitivo, un po' di organizzazione ci vuole, quindi bisogna che con qualcosa partecipate. Dicono che ti farebbero ministro del turismo itinerante. Sarebbe bello, perché ci vuole qualcuno che partecipi alle nostre dirette. Dicono che non guardo Facebook negli occhi. Guarda anche YouTube però adesso, se no sono geloso. Facebook, YouTube, non guardate questi dettagli, Dio. Porca miseria. Intanto su, Andrea ti consiglio. Ho due occhi, non posso far così. Io non sono tecnologico, non voglio spendere i soldi nella tecnologia. Sapete quanta gente c'è che mi viene a proporre? Ti do la GoPro, GoPro, GoPro. No. Io non spendo i soldi in questa. Anche il cameraman della Rai l'abbiamo mandato quel paese. Esatto, qualche giorno. È venuto la Rai 1, Rai 2, ma vate casello. Dai, che ci sono un sacco di domande e richieste. Dai, allora, vai con le domande. Andrea ti dice: fai un bel tour italiano di X-Go, così passi pure da Roma. Camadosca, adesso tour italiano, che dopo com'è che faccio? Fatica. Intanto iniziamo da Parma, dai, poi da Parma, se dai, funziona da Parma, bene. Da Parma. Poi Carlo dice: ok, camper no Figet, ma resto sì Figet. Poi chiedono. Ah, sì, non l'avevo capita. Sì, dai, sempre resto sì Figet. Giusy chiede: secondo voi è meglio un letto matrimoniale o letti gemelli? Bella domanda. Lì c'è. Allora, i letti gemelli, se vuoi dormire separato dal marito, perché ti dà noia, ti dà danno. Non so come lo dite voi nel vostro paese. In Romagna si dice utrompecas, proprio detta così. Fa rumori e odori molesti. Allora, va bene il letto gemello. Se invece siete appassionati come io e mia moglie. Io e mia moglie, sì, perché la prossima volta vi presenterò, tutti mi chiedono, vogliamo vedere tua moglie, la prossima volta vi farò vedere come si carica un camper per le vacanze, ma ci sarà da ridere, ci sarà da ridere, perché come caricano le dobbiamo donne dobbiamo ancora camper. Convincere però la moglie, sì, la moglie non vuol partecipare, via, fate un esposto per far partecipare mia moglie in video, facciamo una petizione, perché la mia moglie è una gran donna, è una gran donna. Veramente. Commentate tutti sotto i video. Quindi vogliamo io ho avuto vederti. Sempre un camper con il letto matrimoniale, non letti gemelli separati. Quindi, e questo è il mio consiglio. Però se volete anche i letti gemelli van bene. Non è detto che si debba stare sempre vicini vicini. Si può stare anche un pochettino lontanini. Bene. Poi Adriano dice: in autostrada ho visto uno che ha lasciato le grigie aperte, una strisciata di acqua saponata e una bella figura di merda. Dico io, sì. C'era scritto noleggio, bisogna insegnare l'utilizzo ai neofiti. E io mi raccomando,
sta passando un aereo perché stanno arrivando i primi turisti a Rimini e ne abbiamo tanto bisogno perché quei camper va via tantissima gente, ma alberghi sono un po' in crisi, quindi venite a Rimini, venite, è sicura, gli alberghi sono sicuri, gli appartamenti sono sicuri, le strade sono sicure, i cibi sono i migliori di questo mondo. Venite a Rimini, si sta bene, costa poco, non noleggiate solo camper, ma andate anche in alberghi, in appartamento, però ovviamente la vacanza in camper è unica, è un'altra filosofia di vita. Wolf Maltese dice che ci segue sempre, dice che lui ha un camper Wingham Vintage Ibis. Bello, Wingham è uno dei pochi camper fatto da artigiani con una tecnologia veramente, veramente unica, è solo che anche il prezzo lì incide parecchio, non tutti se lo possono permettere, magari dopo usati ci si può avvicinare un po' meglio. Marcella chiede se convince anche suo marito, quindi mi sa che dobbiamo spostarci. Sì, ok, adesso piano piano andiamo a casa nostra, cioè a casa XGO. Piano piano, senza cadere, Giovanni, senza non ti cadere. Ti preoccupare, che dove mi metto? C'ho il casco. Dentro, fuori o... Vai, smontella. Smontello? Smontello. Smontello, mi vedete? Non perdetemi, eh. Andiamo a casa XGO. Oggi vi presento questo fantastico XGO 28 Plus 2003, 140 cavalli. Non ce n'è per nessuno. 140 cavalli e li passi a tutti. Via, andiamo dentro. Andiamo a casa XGO. Vedete già che aria di casa che si sente già da di fuori? È già più fresco. È già più fresco, si sente già un po'... Ci mettiamo le pantofole. Si sente già qualcosa di più di casa, eh? Guardate che bello, guardate, guarda, sono innamorato di questi XGO, guardate che bello. Dai, vi sentite meglio a casa anche voi? Sì. Molto. È tutta un'altra aria. Cioè, proprio là c'era un'aria roller team. Sì, è pesante. Un po' più pesantina. Qui c'è un'aria XGO, senti che brezza. Anche le tende, vedi che... Oh, Valentino vestito di bianco come le rose del biancospino. Sentite, sono anche poeta. Quindi, domanda, questo... ma secondo te in camper si sale come in barca, cioè scalzi? Sì, sì. Io salivo sempre dalla porta davanti, mi toglievo le scarpe, lasciavo le scarpe in cabina e poi venivo dietro. Perché dietro il camper è fatto così, bisogna viverlo così come la barca, perché se inizia a entrare terra, acqua, sassi, Io addirittura pulivo le zampe al mio cane quando entrava nel camper, pensate a che livelli ero, cioè gli pulivo le zampine e poi lo facevo entrare, ma anche lui mi diceva grazie Ale, sto meglio con le zampe pulite, perché anche loro nelle zampe gli si formano delle infezioni, quindi quando gli pulivo queste zampine con l'acqua tiepida, vedevi questa povera cagnolina di Labrador che si scioglieva, si metteva lì come quando gli fai gli sghitoli, si dicevano gli sghitoli sotto la panza, eh? Che cavolo ridi? Silvia, gli sghitoli sono gli sghitoli. Quando te li farai il tuo moroso, gli sghitoli, ti verrà in mente gli sghitoli del tuo babbo. Torniamo ai camper, chiedono questo quanto è lungo. Non cambiare discorso. Non cambiare, perché mia figlia Silvia, sì è mia figlia, adesso ve l'ho svelato, è una bravissima ragazza all'ultimo anno di università. E diciamo che università, che non università, è? Sì, non vi dico l'università, però vi dico già una buonissima università di Milano e sta avendo tantissimo successo grazie a un padre ignorante come sono io, che ho fatto solo la terza media. Dai, quindi se venite a Parma ci conosciamo. Sì, ci conosciamo tutti, facciamo una grande festa in famiglia, XGO No Figets, Camper House, voi di YouTube, di Facebook, Instagram, quindi ci siamo tutti e tutti ridiamo, scherziamo e parliamo di campo. Adolfo da Pordenone dice che sei sincero e simpatico. Sì, credetemi, io sono veramente sincero, non vi racconto stupida, vi sto raccontando la mia vita, vedete, la mia vita è quello che sto vivendo tutti i giorni insieme a voi. È ovvio, molta gente mi fa, ma devi fare più video? No, perché dopo non è più bello, io mi stanco, voi vi stancate e loro si stancano.
E quindi una volta alla settimana ci vediamo. Come le pasticche del dottore, no? Tutti i giorni. No? Esatto, sennò... cos'è che facciamo? Non è che siamo qui. Dovete, siamo overdose. Dovrete stare con la vostra moglie, con il vostro marito, con i vostri figli. Tante così. Torniamo alle domande. Allora, sì. Quanto è lungo? Prima domanda. Allora, questo camper qui è un bellissimo XGO 28 Plus che viene venduto a fine noleggio alla modestissima cifra di euro 41.000. Molti mi chiedono, che 41.000, ma quando li guadagno io 41.000? Amico, costa 41.000, pensa che un roller team ne costa 49, allora a parità di livello, però sono buoni, bravi e tutti i camper sono tutti bravi, perché questo è un mondo che dobbiamo essere tutti uniti. Quindi fighetti, non fighetti di camper, siamo tutti uniti, perché è un'altra filosofia di vita. Ma mettiamoci di più la faccia, concessionari, forza, datevi da fare. XGO 28 Plus, 140 cavalli, 41.000 euro, completo di veranda, scusate, ho sbagliato, zanzariera alla porta d'ingresso, frigor grande, frigor, antifurto satellitare, cruise control, bracciori sedili, finestra bagno con porta rigida doccia, che cavolo volete in più? Garage grande per la moto, letto basculante elettrico. Non è che stiamo diventando fighette pure noi? Ah, ormai è diventato fighette anche quello. Poi vedrete i modelli di quest'altro anno, se venite alla fiera. Speriamo che mi facciano concessionario ufficiale XGO. Magari, mi piacerebbe tanto, scrivete le lettere alla Rimo. Fate concessionario. Per Natale, dai. A Babbo Natale. Ufficiale, quel povero disgraziato di quel patacca romagnolo di Alessandro. Voilà, che vi sta facendo una pubblicità della Madosca. A Rimo, XGO, non si fa sentire nessuno lo stesso. Fate, è tutto un mondo bello, il mondo dei camper, la libertà. E vedi, è già questa la libertà. Io vendo dei camper che non sono concessionario. È già una libertà. Chiamatela come volete. È già una libertà. Sfido un altro concessionario che non è concessionario a fare pubblicità di una marca che non è concessionario, che però gli piace e la vende da non concessionario che è concessionario. Ci stai confondendo. Ci sono persi un po'. Quindi credetemi che è una cosa molto molto utile. Ho due domande sui cuscini. La prima è quella di Adriano che dice se i cuscini e le sedute degli XGO sono sfoderabili e lavabili in lavatrice. Sì, vedi che noi sì, sono tutti sfoderabili. E poi Marcella ti chiede se si possono avere anche diversi da questi blu, quindi se mai no, spiega. No, questi blu e non guardare Fiorella. Marcella. Marcella, non guardare questi qui perché sono foderine che diamo per il noleggio, perché ogni due o tre viaggi vengono lavate e rilavate, perché per l'igienizzazione noi abbiamo sempre fatto così, non da adesso che c'è stato il Covid, da sempre. Queste sono foderine per il noleggio, sono per il noleggio brutte. Lui ha delle foderine color panna, vedete, panna. Questo è un colore molto rilassante dentro il camper. Con questi sportelli bianchi, questo colore marrone ti dà un senso di veramente, io non trovo un altro camper così bello, sì. E quindi le foderine sono color panna e un pochettino, una punta di marrone un pochettino più accentuato. Queste sono foderine da noleggio, perché vi faccio vedere proprio quello che è. Poi quando viene consegnato vi viene ripristinato in tutto per tutto. In tutto per tutto. Si è bloccato ancora. Abbiamo dei nemici potenti. Non è possibile tutte le volte. Questo mi dispiace tantissimo, guarda, questo mi dispiace tantissimo, anche perché questi video dopo non rimangono. Questi video non rimangono, mi dispiace tantissimo, però andiamo avanti e ci riproviamo a vedere se possiamo ripristinare YouTube. Ci siamo quasi. Peccato, un peccato, guarda, peccato, perché sono tante cose belle che sto dicendo per voi camperisti, e quindi quando ci bloccano così un po' mi fa rabbia, un po' mi fa rabbia. Dai, siamo tornati anche su YouTube. Quindi questa mattina una signora mi fa, ma è il camper guidato da una donna? Sì, il camper si possono guidare tranquillamente dalle donne, perché si guidano facilmente, è facilissimo, è veramente facile. Non abbiate... Infatti gli ultimi messaggi su YouTube erano preoccupati per le lunghezze, quindi chiedevano appunto messaggi tutti quanto è lungo, ma è facile da guidare anche se così lungo? No, è facile da guidare, non abbiate problemi,
perché vi posso garantire che le differenze sono minime, quindi non è un problema guidarle. Io non capisco perché bloccarmi sempre su YouTube così. Non so cosa abbiamo detto, boh, non lo so. Però si vede che c'è qualcuno che ci fa questa cosa qui. Marcella ti chiede per il pagamento come funziona, quando penso per l'acquisto. Per l'acquisto niente, se intanto lo vuoi prenotare con 1000 euro te ti puoi fermare questo veicolo. Poi a ottobre ti viene consegnato, fai il pagamento, se il tuo se il camper lo viene a vedere tutto a posto, ti soddisfa, concludiamo il pagamento. Questo è con un semplice 1000 euro lo potete fermare. E poi volevo dire anche una cosa, nel camper, stranamente, confronto della macchina, i bambini soffrono meno il mal di macchina, il mal d'auto. Esatto, soffrono meno il mal d'auto, quindi nella macchina si soffre più il mal d'auto per i bambini, per le donne, dà meno fastidio il camper, credetemi, è proprio così, sì. Perché si distraggono di più, magari giocano, quindi... Sì, dai, magari giocano e quindi è meglio. Quindi YouTube, se volete rivedere questo video, perché oggi era bello, mi piaceva, lo potete rivedere integralmente su Facebook. Senza tagli. Senza tagli, sì. Perché lì su YouTube ogni tanto si blocca. Intanto ti saluta Alessandro Paladino. Grazie, ciao Ale. Anche a te, un bel saluto. Poi Marco dice, ciao a tutti, scusate, entro nella diretta solo ora, di che camper parliamo cortesemente? Questo... Grazie Marco da Rosà, Vicenza. Sì, questo è un XGO 28 Plus con garage per moto, molto grande. E quindi XGO 28 Plus, 140 cavalli con cruise control, frigo grande, doccia con porta rigida e tutto quanto, un bel camper, dai, 41.000 euro. A fine noleggio ci siamo. Poi Carlo chiede, consigli più il turbovento o il condizionatore? Allora, sono due cose completamente diverse, quindi il condizionatore è quello più votato per avere il fresco, ma anche il turbovent può essere una valida alternativa per l'aria. Ho già clienti fuori che stanno aspettando per noleggiare i camper. Adesso gli posso fare un urlo e dirgli di aspettare un attimo? Dai. Posso fare un urlo, lo fermo. Un attimo che arrivo, Un attimo che arrivo. Bene, bene, bene. Quindi questo è. Ultime due domande. Cerchi da 15 o da 16? È uguale. Se volete quelli da 16 bisogna segnarli sul libretto, se no vanno bene anche quelli da 15, non c'è nessun problema. Una cosa che volevo dirvi, siccome questo ve la ripeterò un po' di volte adesso, per quanto riguarda l'assistenza ai camper, noi siamo... Intanto dietro vedete i clienti che sono entrati. Sì, stanno entrando. Facciamo entrare nel video. Nel video. Intanto vi volevo dire, siete ragazzi, avete voglia di trovare lavoro, il mondo del camper ci sono tante opportunità, quindi Camperhouse stiamo cercando... ragazzi che si vogliono mettere in gioco, che vogliono imparare il mondo del camper, come fare assistenza sui camper, come montare un pannello solare, una telecamera, come ripristinare un paraurti, come vedere le infiltrazioni in un camper, e abbiamo la possibilità di Daniele, che ha una grossissima esperienza, per poter tirar su questo vivaio di giovani per fare un'assistenza ai camper, per fare l'assistenza ai camper. Quindi se avete delle persone che vogliono imparare un mestiere remunerativo, perché veramente nel mondo dei camper si guadagna, noleggiare camper si guadagna, ve lo dico, io quando ho messo su Camperhouse sembrava, andavo a sentire dai vari concessionari, no ma non si guadagna niente a noleggiare camper, poi avevano 10, 20, 30, 40 camper a noleggio, ah e non si guadagna niente, ho capito dopo perché mi dicevano che non si guadagnava niente, perché si guadagnava. Quindi giovani, mettetevi in gioco, noi vecchi dobbiamo lasciare, ve lo dobbiamo lasciare a voi giovani queste nuove attività di noleggio camper. Marco chiede se si tratta di asta o hanno un prezzo fisso i camper, naturalmente. I camper, quelli lì è il prezzo, dopo poi magari possiamo giocarcela con un accessorio in più, vediamo a fine noleggio quanti chilometri hanno fatto e tutto quanto. Poi Marcella chiede se ci sono solo questi tipi di interni, ma come abbiamo spiegato comunque con le foderine si possono... Sì, si possono cambiare tutto come le vuoi, sì, con 300-400 euro possiamo cambiare tutte le foderine e tutto quanto. Sì. E poi vuole vedere meglio il camper, ma io direi di farlo vedere con la sigla finale, cosa sì, ne dici? Va bene, ok, allora io ho finito per oggi, ci vediamo...
il prossimo sabato alle 14, vi aspetto numerosi, facciamo vedere questo XGO 28 Plus intanto con la sigla, che parte la nostra bellissima sigla. Dicono che comunque non sei vecchio, quindi devi continuare a lavorare. No, ma continuo, però lo sai. Comunque Marcella, puoi trovare anche altri video già caricati in cui vedi questo modello. Sì, lo vedi tutti su YouTube, ci sono tutti i video dei camper, tutti. E anche tutti gli altri modelli. Quindi pensate a Parma, di come fare per andare tutti insieme, per ritrovarci a Parma. Antonio ha detto che viene lui a lavorare con te. Intanto vediamoci a Parma, venite. Dai, e se conoscete qualcuno che voglia venire a lavorare alla Camper House, noi siamo alla ricerca di giovani da un vivaio per fare assistenza sui camper, okay? Ciao a tutti, buon weekend. Ciao. Prossimo sabato, ciao.